Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra carriera dedicato al buon Albertone per cercare di conquistarci l'accesso alla Coppa UEFA. E non sarà semplice. Allora, prima di tutto ringrazio tutti quelli che hanno commentato il mio post disperato relativo alla necessità di un centrocampista centrale e fortunatamente sono arrivate delle proposte interessanti. Due in particolare sembrano adatte a noi e sono il Principino Marchisio e Frigo Song, la diga ex Barcellona. Allora, sono due giocatori che mi intrigano parecchio e io partirei più basso per una questione puramente economica. Qua ringrazio in particolare Vincenzo, il mio amico Vincenzo, perché è un cultore del calcio alla vecchia maniera e Frigo Song è veramente... Dico Frigo Song perché è grosso come un frigorifero, perché nasce da quello, vecchi retaggi di vecchie partite ai bei tempi a PES. Allora, siamo pronti a cercare di prendere il buon Song. Scambio giocatori, li potremmo ammollare o una punta delle nostre, tipo Adebayor. Sì, gli interessa, ma con 5 milioni. Controfferta, io di milioni ne ho 3 e te ne posso da 2. Se no, non gli posso dare i soldi di stipendio e me lo pagate voi. Ma infatti andrei anche su 2,5 perché 2,8 sono troppi. Va bene così, 2,5 dai. 5, su dai, facciamo i seri. Nuova offerta del cartellino, mettiamo 3 e clausola rivendita 20, ma tanto, ma chi se lo ricompra? 25 dai. Sì, vabbè, ragazzi, non si può fare al momento. Tornerò offrendo di meglio. Faccio un tempo a tornare a offrire di meglio. Faccio un tempo. Vabbè, andiamo intanto a offrire per il Principino. Nel mentre, il Principino Marchisio, che darebbe veramente tanto brio al nostro centrocampo se si riuscisse a prendere, ma dubito fortemente. Vediamo. Allora, il Principino Marchisio... Uno che vale qualcosa da scambiare, perché qua non possiamo giocare. Malanga Sar, mamma mia che sofferenza che sarebbe davvero uno di questi due. Però ci serve tantissimo. Certo che 20 milioni per un 32enne. Luis Alberto, no. Dura, eh. Mollo Kurumà 22 milioni, ma de che? Non lo vedo io 22 milioni con Kurumà. Comunque, non ce lo possiamo permettere, ragazzi. Non c'è speranza alcuna di permettersi Marchisio. No. Proprio no. Nel senso, io potrei fare una follia dandogli Sar, ma da pazzi. Per un 33enne sacrificare uno dei nostri. Offerta per il cartellino, 1 euro così. Ci cacciano via. Avanza offerta. Bene, perfetto. Non fa il caso nostro. Vabbè, io adesso provo con Song. E se con Song non riusciamo a risolvere nell'arco di tipo un'ora, toccherà buttarci su altro. Perché senza soldi è un casino. È veramente un casino. E non so che cosa. Idrissa Faye, lo vogliono per un anno a Verona. Ciao. Per me va benissimo così. Vai Faye, vai a farti le ossa, così magari ci danno pulire. Aggiornamento osservatore. Ecco, ci fosse tipo il talento mirabolante qui. No, non... Soluzione interna che troviamo tipo Gullit. Luke Van Der Meer. No. Christian Decker. No. Justin Jansen. No. Magari no, l'ho preso per sbaglio, non lo volevo. Frank De Vrij. Rodney Visser. Jaden Decker. Alexander Bakker. Perché ho preso quello scarparo maledetto? Vabbè, Bernard è tornato con Malik Diaganà. Un altro, no. Mamadou Daggio. No. Ibrahim Dou. No. Ahmed Karamoko. No. E Abdoulaye Gbagbo. No. Bene, direi che abbiamo degli osservatori attentissimi ai dettagli. Allora, la partita col Chievo.
Ci metto... Chi ci metto? Offerta per Bagayoko. Sì. Sì. Volendo, sì. C'abbiamo un sacco di gente che può sostituirlo in quel ruolo. Credo, vero? Vabbè, adesso ci penseremo. Allora, intanto abbiamo la partita col Chievo, in cui mi tocca far turnover. Nel senso, Zaza deve stare a riposo. Per cui al suo posto mettiamo primo tempo di Haganà. Se butta male, facciamo entrare Zaza. Luis Alberto, idem. Ferrari giocherà. Poi Kurumà lo faccio riposare anche lui. Facciamo giocare Siligardi oggi. Dall'altra parte tocca fare turnover completo. Mollo. Nakamura mettiamo Mariga. Barilla mettiamo Sola Clemente, il grande debutto di Sola. PC al posto di Sar. Tisson, Bagayogo nella sua ultima da titolare, spero. E difensori centrali oggi possiamo mettere... Ma noi abbiamo qualcuno di centrale? Ma abbiamo un centrale difensivo, ma io me ne accorgo adesso. Ma porca miseria, ma è terribile. Perché? Me li sono persi, che panico, ma che panico terribile. Allora, devo valutare un attimo. Abbiamo un difensore in primavera nel vivaio da promuovere? Musandri, no. Musadama. Quasi quasi, non è troppo piccolo, porcaccia la miseria. Tipo quello Scarparo di Bastos. Tanto per andare sul giocatore che conosco. Tentativo Bastos. 27 anni, quanto vale? Quantomeno è forte fisicamente. Potrebbe... Allora, a sto punto Sar non lo posso toccare anche volendo. Cioè, non posso distruggere la nostra linea difensiva. E a questo punto torna in auge il nome di Raggi. Andrea Raggi, dalla Serie B con furore. No, vuole ritirarsi. Il dramma totale. E non so dove sbatte la testa. Aiuto. Vabbè, tanto mal che vada avremo tempo di parlarne prima della fine del mercato, perché questo riuscirò a pubblicarlo in tempo per vedere quello che mi direte voi. Vabbè, e toccava giocare titolari col Chievo. Bene! Sempre meglio. Tutte le partite che... Allora, vediamo un po'. Debutto in campionato mi preoccupa tantissimo, mi preoccupa. Vediamo anche la nostra squadra riserve di cosa è capace, visto che quest'anno giocheranno parecchio, credo, perché tre competizioni, spero, e di conseguenza. Vediamo con l'aiuto della grafica la bravo di Haganà. Ferrari. Bravo Ferrari. Tiella lì, era fallo. Piater fallo Ferrari. Buttate per terra Ferrari. Vai mollo. Bravo mollo. Per Haganà. Era buona la palla, era buona l'idea. Non passano mai sti palloni, oh. Non passano mai. Bravissimo. Ferrari. 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 Il portiere. Beh sì, non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Ho fatto il tiro di precisione. Come fai a sbagliare dalla... Cioè, io mi rifiuto di pensare che la colpa è la mia. Mi rifiuto. Che ho angolato leggermente facendo il tiro di precisione per fargliela appoggiare comodamente da una parte. Porcaccia la miseria, porca. Ferrari mio, sotto porta tocca migliorare un attimo. Gli inserimenti sono da paura, ma tutto il resto fa ride. Bravissimo. Siligardi. Niente, non riesco a far passare una palla dove dovrebbe. Ferrari, per Haganà. Haganà si gira. Bravo Haganà! Bravo Haganà! Che gol ha fatto? Il campione ce l'abbiamo in casa. Io sono convinto che questo ci fa vincere la Champions. Ma l'ho detto. L'ho detto. Prima o poi alzerà lui. Bravo Haganà. Ammazza che gol che gli ha fatto. L'ha tenuta meglio di Zaza. Bravo Haganà. De sinistro, incrocia. Altro che Ferrari qua, ce l'ha battuta di prima. Bravo Ibrahim. Bravo Ibrahim. Quante soddisfazioni che mi dà Ibrahim.
Bene, bene così. Bene così, bene così. A Bagayoko però tiello l'uomo perché sembra... Oh, niente, manco le cariche fischiano. Ma è fuori gioco. Ma era fuori gioco. Meno male che Rodriguez sta diventando un portiere normale. Finalmente, dopo anni di fatica. Fuori, 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 fuori. Buono l'anticipo del difensore. Punta l'area. Rigoni. Bravissimo Sola. Bravissimo Sola, che non sta giocando affatto male, il buon Sola. Lo sapevo che il piccolo Sola avrebbe dato soddisfazioni. Allora, io direi che non cambia niente. Nel senso, l'unica cosa che cambierei è il difensore centrale, ma non saprei chi mettere. Cioè, non ci abbiamo... Sadler è capace di far centrale difensivo? No, ovviamente no. Sola? Scopriamo un talento nascosto di Sola. Sola, dimmi che puoi far centrale, dai. Niente, non lo può fare. E niente, tocca che fanno gli straordinari. Io non so chi ci giocherà col Göteborg in difesa. Speriamo che riuscire a prendere qualcuno in extremis. Ma la vedo male. Devo andare subito su basso. Sta appena finita questa. C'è spazio per andare. Per vedere se lo portiamo via. Rigoni. Bravo Sola. Grandissimo Sola. Che lancia mollo. Fatela tutta mollo. Mamma mia che crossaccio a mollo. Si ricardi però la tiene. Niente, era tutto bellissimo. Ammazza Sola, oh. Che Sola. Anzi no. In questo caso non si può dire che è Sola. È veramente un gran bel giocatore. Bravo Sola, intelligente. A tutto campo gioca il piccolo Sola. Bravissimo. Ferrari, qualcuno che si apre un po'. Bravo Sola. Fa tutto Sola. Fa tutto Sola. Ce l'abbiamo in casa. Ce l'abbiamo in casa il centrocampista forte. Che cosa è successo? Rigorissimo. Assolutamente sì. Non so cosa sia successo, ma mi piace sto rigore. Vabbè, famo che va bene. Allora, il tiratore rigore. La sua gara termina qui a giudicare. Che succede? Ma mi fate bat? Scusate, per far entrare Bastien. Con tutto il bene. Rigoristi. Bene, Mollo è il più bravo con 66. Mamma mia. Bravo Mollo. Bravo Mollo. Niente, vabbè. Anche lui si è subito uniformato a una delle due esultanze ufficiali del Parma. Ma l'importante è che siamo sul 2-0. Il campionato inizia bene. Seppur con le riserve che stanno giocando meglio dei titolari, incredibilmente. Grande Mollo. Primo gol in campionato anche per lui. Il francese è francese. Io sono stupefatto dalla partita di Sola. Sola. Vai Ferrari, bravo Ferrari. Niente, Marica proprio col gambone. Ce sa solo menà. Hanno metri a disposizione. Aia, aia, Bagayoko, lo teniamo un uomo una volta nella vita. Bravissimo PC. Salva al posto giusto nel momento giusto. Gamberini. Fuori, fuori. Distinto. Bravo Sola. Per Mollo. Secondo quanto riportato dai siti online, no, giocatore, ci sono i fari puntati di diverse. Ammazza che partita che sta a fa pure PC oggi. Irriconoscibile PC. Irriconoscibile PC. Oggi tutti in grande spolvero. Grande PC. Per Mollo. Sola. Marica, funziona tutto a parte Marica quando passa il pallone che non è capace. E vabbè, e questo l'avevamo già tristemente assodato. Allora, bravo Diaganà. Siligardi per Ferrari. Mollo vuole doppietta ma la palla non gli arriva. Sola, pensaci te a Sola. Bravissimo. Oh, la squadra comunque, grandi lottatori queste riserve. Devo dire, sono piacevolmente sorpreso. Allora, diamo un po' di riposo a qualcuno perché, tipo, vediamo Sadler come se la cava al posto di Mariga. E facciamo fare qualche minuto a Nakagawa? No, facciamo fare qualche minuto a Zaza, più che altro. Però mi si stanca, no, Nakagawa va bene. Nakagawa così riprende un po' di minuti nelle gambe. Sempre che se riesca a farle entrare, perché siamo già all'ottantesimo. Palla, prova a
Tanto ci pensa Rodriguez a fa interrompere il gioco. Bravo Rodriguez, gran parata anche qui. Riapre il match, voleva far entrare il suo amico Nakagawa e allora ha detto prendo gol così entrano i nuovi. Ma porcaccia la miseria, porca. Sirigardi per Ferrari. A Ferrari oggi non hai azzeccato niente, Ferrari mio. Veramente niente. Siamo in un pialla adesso? A costo di Fammelina 5 minuti. Bravo Bagayoko, tiella lì. Sadler. Ancora 4 minuti. Neo entrato, neo acquisto, neo tutto. Bravo Sadler. Fai girare Sadler. Bravo Sadler. Tieni palla Sadler. Fai sentire fisico Sadler. Ferrari. Ferrari rovina sempre tutto. Bravo Bagayoko, tiella lì. Per Sadler. Giochiamo intelligentemente. Ferrari. Fallo un dribbling, Ferrari mio. Fallo. Bravo Sadler. Fatta ammonire così perdiamo tempo. Bene. Mamma mia. Che pesantezza sta partita. Sofferenza fino all'ultimo. Allora, qua io direi che adesso mi sento più tranquillo. Adesso che ho visto Sola e Sadler in azione, devo dire che mal che vada, se non si riuscisse neanche a prendere Song, saremo comunque messi bene. Il problema è che serve un centrale difensivo, perché se si fa male qualcuno ci gioco io. E non è bello per niente. Allora, vediamo un po'. Voss, Rodriguez, Ferrari, Diaganà. Questa assolutamente, perché se si fa male pure questa alla fine. Quindi Sarmi diventa quest'anno assolutamente difensore centrale, perché è il terzo di tre. Quindi non potremo più farlo giocare come terzino. Questo fa sì che PC sia diventato titolare. Bravo PC, sei stato appena promosso. Allora, a questo punto... Perché tristezza. Si diceva di Bastos. Ha la clausola a 17 milioni. Allora, proviamo ad acquistare. Potremmo provare pure in prestito. Non è interessato. Bene. E allora contatta per acquistare. Vediamo quanto ci chiedono. Vediamo quanto ci chiedono. Scambio giocatori. Io non ho neanche idea di quanto valga Bastos al momento attuale. Gli possiamo dare un attaccante. Gli possiamo dare Adebayor. Un'ala sinistra. Offri altro giocatore. Ce l'abbiamo. L'ala sinistra ce l'abbiamo. Oyomo. Ogbago. Proviamo Ogbago. Non ci interessa. Offri altro giocatore. Mollo non si può. Di Gaudio neanche. Ndrina. Oyomo. Non gli interessa. Vabbè. Ragazzi, iniziamo a fare. Allora. Niente. E a questo punto scatta il momento tristezza, ovvero la lista svincolati. Andiamo a vedere la lista svincolati, uno dei momenti più drammatici che ci sono in qualsiasi carriera, quantomeno quelle giocate con la mancanza di fondi aggiuntivi con i bonus. Allora abbiamo come... mamma mia che gente però. Allora io intanto ci serve qualcuno che sappia... Pappa mia, scivolata. Ecco, qualcuno che abbia scivolata. Marcatura più che scivolata. Se vediamo un giallo, anzi un verde in marcatura, si può ragionare. Ma non mi sembra che ci sia qualcuno. Io sto guardando solamente marcatura 64. No, Pritam Kotal. Non ce la faccio psicologicamente a giocare qualcuno che si chiama Pritam Kotal. Per quanto però Pritam Kotal potrebbe... Vabbè, seguiamo Pritam Kotal, E poi si diceva marcatura. Bella gente nella lista svincolati. Ruiz Ortega. Lui c'ha marcatura 77, scivolata 70. Vabbè, andiamo a vedere che si tratta. Quest'altro, Georgi Slavchev. No, questa è impresentabile. Beh, complimenti. Poi, centrocampisti centrali, sempre restando in tema di necessità. Casomai ci fosse qualcuno degno. Tanto si vede subito dai colori.
se qualcuno ha un tipo di sviluppo particolare, tipo lui, Leandro Lema, scatto e guida. No, un COC non ci interessa, come non detto. Anderson Santa Maria, 27 anni, no, fai ridere i polli pure te. Mamma mia, Flavien Vialla, però non è un mediano, è più... Che è? Vabbè, seguiamolo. Waota. Questo, Walker Wheeler Omiunu. È un CDC, ma 67 doveroso, ma che andiamo a fare? Attaccanti, ci fosse qualche talento particolare, credo di no, ma no, infatti, come tristemente immaginavo. Vabbè, quindi la lista svincolata è terribile. La lista prestiti. Un difensore centrale, lo troviamo in lista prestiti? Un DC, Danny Kane, no. Philip Savelic, non è male. No. Non si può guardare. Fran Serrano, no. Mamma mia, comunque pure la lista prestiti è terribile, eh. Guardate che roba. Ce n'è uno che abbia un verde almeno sulla... Regan Pool. Sì, più o meno. Scivolata. Raffaele Vitale. Oscar Corona. Pavel Boc. No, non si può manco leggere questo. Questo no, perché è un rinnegato della Lazio. Non lo posso avere per niente al mondo. Niente, l'unico... è questo Regan Paul che si può vedere magari anche di comprare, non lo so, io di andare a far salire di valore giocatori altrui sono sempre un po' poco propenso. Mentre difensori in vendita, vabbè, c'è Marusic che è sempre tanta roba, io lo vorrei troppo. Mariappa ci avrebbe il suo perché. Mariappa, Marusic sta sempre lì. E che altro c'è? Babacar Diallo. E mamma mia, io ho bisogno di uno che sappia difendere, tipo Craig Dawson, 29 anni, lento però come TD. Cuco Martina, Cuca Cuca chi te pare, Criscito, Mimmo. Ma Mimmo Criscito sarebbe meraviglioso. No, vabbè, raga, Mimmo Criscito, colpo di quelli proprio fatti bene. Pure Olebas, ma io quasi quasi, visto che costa un pacchetto di patatine. Per Egil Flo. Non mi pare sto granché. Tatsuya Masushima. No, direi di no. Andiamo su Mimmo, andiamo a vedere se si fa uno scambio con Mimmo. Mimmuzzo! Sarebbe tantissima roba riportare in Italia Mimmo. In tempo per la partita con Göteborg. Cioè, meraviglioso sarebbe. Sta a fare pure il centrale Mimmo. Mimmuzzo! Allora, contatta per acquistare. Vediamo quanto prende di stipendio. 94.000? Mimmo, meno. Vogliamo un attimino più. Allora, scambio giocatori. E al Chelsea gli diamo Siligardi. Ma è venuto proprio Conte. Ci tiene talmente tanto a portare via Criscito che è venuto di persona. Il buon Antonio Co. Gli potremmo dare Faye non gli piace. Offre altro giocatore. E Koku. Non gli piace Antonio Conte. Gli possiamo dare il Songryu. Non gli piace, manco il Songryu. Antonio, facci una cortesia. Aaron, il grande sacrificio, niente. Non gli va nessuno, Antonio. Il Yunko. Vabbè, è inutile stare a perdere tempo.
Offerta cartellino, te do 3 milioni, Antò. Su, la metà del prezzo. Clausola rivendita, te do 25, tanto non andrà mai via. Avanza offerta, dai. Che t'avrò detto mai, Antonio? Che t'avrò detto mai? Mamma mia,